Due miliardi e mezzo di anni fa, alcuni gruppi di organismi unicellulari iniziarono a produrre da sé le sostanze nutritive necessarie per vivere, sfruttando l'energia del sole. Il complesso di reazioni chimiche e fisiche che rese possibile questo miracolo biologico oggi viene chiamato fotosintesi e da allora rappresenta la più importante forza motrice del pianeta. Il cuore della fotosintesi è il fotosistema 2, un complesso multienzimatico formato da proteine e clorofilla, presente nelle cellule di piante e alghe e nei cianobatteri. Nel fotosistema 2 avviene una catena di reazioni fotochimiche che, alimentate dalla luce del sole, separano la molecola d'acqua nei suoi componenti essenziali, idrogeno e ossigeno. Queste reazioni producono direttamente l'ossigeno atmosferico e, indirettamente, la gran parte della biomassa della Terra. L'importanza del fotosistema 2 per la vita è dunque fondamentale, ma il suo funzionamento non è ancora del tutto compreso. Il professor James Barber sta cercando di svelarne i segreti. Dall'osservazione di cristalli del fotosistema 2, il professor Barber ha studiato la struttura dell'enzima ed è entrato nel suo centro reattivo. Nota la struttura del centro di reazione, gli studi di Barber mirano alla comprensione del suo funzionamento. Le ricerche di Barber hanno suscitato un particolare interesse in coloro che studiano un metodo per ottenere idrogeno dall'acqua attraverso la luce del sole. Un giorno l'umanità potrà usufruire di una fonte di energia illimitata e pulita, e la conoscenza profonda del fotosistema 2 rende oggi quel giorno ancora più vicino.